guarda anche sta notte, sì. Vai, vai, è meglio. Parliamo delle braccia. Trasmetti a voi il significato della parola legalità. Ed anche grazie dell'impegno dei vostri docenti, perché fra qualche anno sarete voi a dover passare il testimone della memoria del nostro concittadino e di tante altre vittime per terrorismo. Ciascuno di noi difende i valori su cui si fonde la nostra comunità nazionale. E intendo con questo concludere con le parole. Prima di tutto vorrei ringraziare la signora Alma, l'associazione Perri e l'amministrazione comunale, perché ogni anno invitano le ragazze a partecipare. Io credo che, soprattutto per noi ragazzi, sia importante ricordare Emanuele per il coraggio, la tenacia, la passione e l'onestà con cui svolgeva il suo lavoro ogni giorno. Come un eroe, non per fama, ma per essere un modello cittadino. Noi ragazzi condividiamo quei suoi valori ed ideali, che sono le basi di una società solida ed esemplare. Tanti della legalità, del vivere sociale in nome di regole e principi che debbano essere rispettati, sentiti come sacri nella nostra coscienza di cittadini, come lo era per Emanuele. Amo la vita e amo la giustizia, se però non potessi avere l'una e l'altra, rinuncerei alla vita pur di mantenere la giustizia. Dall'amministrazione comunale, signor sindaco, il signor prefetto, signor questore e a tutte le autorità militari, e un saluto particolare, un ringraziamento all'istituto scolastico Dalmazio Mirago, la preside, dirigente scolastico Giuseppina Celoni e voi ragazzi. Oggi è stata una giornata, come diciamo, un po' particolare, no? Perché le circostanze ci hanno portato un po' ad anticipare questo momento che generalmente abbiamo visto che avete preso proprio in mano. Con nessun'altra nazione non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme. Insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osservirà ed insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli.